Salve a tutti, sono tornato alla cucina del Fettuccine Rosemary. Oggi ho una nuova ricetta da presentare, è una prova che voglio fare. È la crostata con l'albicocca alla ricotta. La pasta bresaola è già pronta, vi faccio vedere quello che mi serve per fare questa nuova ricetta. È una prova, ricordiamoci, ho detto prima, aspettate, non andate via, aspettate. Solo quello che mi serve a me per preparare questa crostata. C'è la pasta brisée già stesa, bella bella stesa, e la bicocca e poi la mia ricottina. Allora si parte a fare le. Aspettate, mi raccomando, dovete vedere, anch'io sono curiosa di vedere cosa tiro fuori stasera. Si parte. Voglio fare, non lo so come verrà. Io faccio così. Che tipo di crostata che tira fuori il rosemary non si sa. Poniamo, voilà, eccolo là, 30-35 minuti, a più tardi. Avete visto? Mamma mia, è quasi pronta la mia crostata, si può dire così, azzardo a dire crostata con la bicocca e la ricotta. E poi vi faccio vedere poi come è venuto, perché anch'io sono curiosa. Ok, la mia crostata è pronta.
Vi lascio ghiacciare e poi vi faccio vedere come è venuto dentro. Non andate via, dovete vedere. Anch'io sono curioso, come ho detto prima, come verrà, come sarà. Boh. Vediamo un po'. Aspettate, mi raccomando. Ho tutto. Oh, spento. Eccomi che dico ciao a tutti voi. È pronta. Ora bisogna che lo metto via, ma mi serve tutte e due le mani, io sono sola, quindi devo mettere giù il telefono. Cerchiamo di tagliare, vediamo un po' com'è venuto. E sempre calda, come sempre Rosemary non c'ha pazienza di aspettare. Vediamo un pochettino com'è dentro. Wow, vedi, avete visto il fumo? Perché è sempre caldo.